Ciao Ciurma, siamo nella ridente Bomarzo, famosa perché qui ci dovrebbe essere il parco dei mostri. E dato che anch'io sono un mostro, sto andando a cercarli, così vedremo chi è il mostro più mostro. Ma prima, visto che sono una merda, andiamo a mangiare, perché c'ho fame, c'ho sempre fame. Polpetta al vino, spezzatino di manzo, porchetta al sugo. Porchetta al sugo, dai, ma soprattutto le mie amate lumache. Oh sì? Oh sì. Pappardelle al ragù di cinghiale. Concludiamo in bellezza. Crostata con ricotta di bufala e frutti rossi. E il colesterolo a palla. E adesso una piccola tappa in ospedale. Ricordatemi così, satollo e carico di colesterolo. Il mio sangue è burro. Ok, siamo giunti al parco dei mostri. Vediamo che mostri hanno da offrirci. Guardate che rami mostruosi. Sentite che rumori mostruosi. E questo pavimento è veramente mostruoso. Dove mi trovo? Come sono finito qui? Chi è questa persona? Chi è questa? Ed è attraversando questo arco mostruoso che finalmente incontriamo la prima creatura. Eccola. È una signorina con tantissime, tantissime zizze. Non so bene come funziona. Chi conciglia in arcate et labbra strette non va per questo loco manco ammira le famose del mondo molisette. In che senso? Io sono confuso adesso. Ce n'è un'altra. Si stava moltiplicando. Però questa è bellissima. Tu che entri qua, poni la mente parte a parte e dimmi poi se tante meraviglie sono state fatte per inganno o per arte. Che figo! Sembra uno dei rebus che stavano in Medieval. E questa è la statua gigantesca di un signore che ficca il pugno dentro, che sta, insomma, non so bene, credo di averla vista su Pornhub, una cosa del genere. Ecco, qui possiamo ammirare l'importanza di questa tecnica erotica che lui applica con discreto garbo, ma a lui non sembra troppo piacere, o perlomeno così sembrerebbe, poi chi lo sa. Le frecce ci chiedono di continuare a scendere. Seguiremo nel cammino di nostra vita, nella famosa selva oscura. Ed ecco la mirabile statua di Racuso, il famoso ciuccio con le ali. Questa invece è Giuseppina, la rincoglionita tartarugina. Come potete vedere dalla sua espressione poco piacevole, le hanno impizzato una colonna praticamente sul guscio e quindi da allora è un pochino odorante. Statua di Temu in pietra. Oh, mentre questa è la famosa statua delle tre chiappe. Questa sì che è una vasca da bagno, eh. Vedi che bella espressione c'ha lui, poi. Andrebbe un pochino pulita. Mi ricordo un pochino il mio bagno di Dublino. Qui ci sono delle teste, tutte normali, a parte quella di Satana, che sta là. Satana è proprio un ciuccio, sta sempre in mezzo così. Che è successo a sta casa? Ma è un po'... Ma tu mi fai impressione proprio. Mio Dio. È stata costruita così o si è... È proprio stata costruita così? Ma che problemi avevano? È un pochino nauseante, ti fa sentire a te come se sei... Se sei sbagliato, ecco. Proviamo ad entrare. Oddio. Cioè, è difficile da capire, però siamo in pendenza. Mi sento come se ci fosse una forza inspiegabile che mi trascina verso la porta. Siamo in pendenza. Cammina, cammina. Oh, dai, vieni. Cammina. Ma chi è quel sadico che ha impiegato una cosa? Cioè, che soprattutto ci volevano vivere. No, non sto scherzando. Sembra che ti è venuto un ictus. Impossibile. Ma chi è che ti ha messo la stanza da leggere? Io sento di dover sapere perché. Il parco dei mostri fu ideato dall'architetto Pirro Ligorio, quello che completò San Pietro dopo la morte di Michelangelo, allo scopo di sol per far sfogare il cuore per la morte della moglie Giulia Farnese. Comunque sono tutte sculture in basalto risalenti al XVI secolo e ritraenti animali mitologici, divinità e mostri. Amici di Vincenzo, se ci siete battete un colpo. Comunque non riesco più a camminare. Non riesco proprio più a camminare adesso.
Scienziati, storici e filosofi hanno fatto parecchi tentativi per spiegare il labirinto di simboli e hanno trovato temi antichi e motivi di letteratura rinascimentale. Sono rimasti però talmente tanti misteri che uno schema interpretativo omogeneo alla fine forse non potrebbe nemmeno essere trovato. O almeno questo dice Wikipedia e noi ci crediamo. Notte e giorno noi siamo vigili e pronte a guardare ogni ingiuria a questa fonte. Non è questa frase che ci si univa ai guardiani della notte? Ecco, qui possiamo vedere un paperino mostruoso e giurassico mentre un lupo gli succhia la mammella. Non lo so cosa sta succedendo in realtà, sono un po' perplesso. Questo però è un elefante, almeno quello sono sicuro. Come potete vedere si tratta di un elefante carnivoro, attento a divorare Giulio Cesare, non lo so che sia. Ecco, questo è un donnone morto accasciato, però mi ha fatto molto ridere perché se guardate c'è un cane che ti guarda così. Devo dire, che cazzo è appena successo? Sì, comunque questi sono piacei, sicuro. Oh, guarda, anche un cane parassita. Ok, questo non è per nulla inquietante. Arrischiamoci. Scopriremo insieme se siamo degni. La ciurma è degna. Vero? La ciurma è degna. Oh, io vengo a cantare qua dentro, senti che bello. La rimasi stella. Quindi adesso sono un ugola, per questo canto così bene. Voi che per il mondo giterrando vaghi, di veder meraviglie alte e stupende, venite qua dove sono facce orrende. Elefanti, leoni, orsi, orchi e draghi. Sembra la sigla di Scienza Brutta. Ok, è stato molto figo, anche un po' inquietante, devo dire, ma figo. E nulla, dato che avevamo ancora un po' di tempo, siamo passati a Vitorchiano, che è un altro paese qua in zona, che sembra essere molto figo. Vediamo. Oh, c'è sempre un arco comunque. Ma che bello, ma che carino. Questo dovrebbe essere un borgo medievale, quindi adesso cercheremo qualcosa di medievaleggiante. Ecco, apprendiamo che questo arco si chiama Porta Madonna della Neve. Tu dici, come l'hanno scelto il nome? Il nome deriva da una nevicata avvenuta nel mese di agosto. È bastata la nevicata? Onesto. Beh, qua si sente tutto il Medioevo proprio. Proprio il tipico odore di Medioevo. E io dicevo che sentivo odore proprio di mosto e vino, che insomma conosco tantissime persone che lo fanno, infatti. Questa è la piazzetta Fabrizio De André, che per qualche ragione è completamente vuota. Vabbè, apprezziamo comunque. No, aspetta, vedi le campane suonano, aspetta. No, vabbè, ho scoperto che a Vitorchiano ci hanno girato una scena fantastica dell'Armata Brancaleone. Bellissimo. Oh, se non l'avete visto, vedetevi l'Armata Brancaleone. Chiudete questo video, andatevi a vedere ora. Sta cercando di comunicare. Sì? Sì, parte dei fan di Temu, tu. Questo è sicuramente iscritto al canale di Temu. Ma perché ci sono così tante porte fatate qua dentro? Visto che mancava ancora un po' di tempo, abbiamo deciso di andarci a fare un giro ad Aorte. Aorte. Solo che nulla, siamo incastrati nelle vie del centro storico. Tipo, le strade sono di 20 cm di larghezza, quindi capito, per entrare, cioè tu puoi entrare ma non puoi più girare né uscire, capito, sei bloccato così, quindi. Se state vedendo questo video, per favore veniteci a riprendere.